siamo qui con Maurizio Cacciatori. Ciao Maurizio, benvenuto su Spettacolo Musica Sport Quotidiano. Allora, il 10 di ottobre esce Senza Rete, il tuo primo libro. Ci racconti che cosa ti ha convinto a iniziare, insomma, questa attività letteraria, se così voglio definirla? Diciamo che era da tanto tempo che mi chiedevano di scrivere una mia biografia, però io ho sempre pensato che dovevo avere diverse esperienze, non volevo solo parlare di volley, di bagre schiacciate. E poi un pomeriggio ho visto mio figlio che faceva le sottrazioni e a un certo punto mi ha detto: no mamma, io non ce la faccio, non ci riesco e quindi è impossibile. Mi sono rimasta un po' colpita, perché ho detto: no, ho due opzioni, o gli racconto un po' le mie cose, oppure è arrivato il momento di scrivere un libro per i miei figli, per far vedere che in tutte le cose che io ho fatto sicuramente non mi sono mai tirata indietro, e al di là di averle vinte o perse, comunque ho sempre dato me stessa. Infatti il messaggio, insomma, che passa leggendo un po' il libro è proprio quello di sapersi reinventare, comunque di non arrendersi, di andare sempre avanti anche dopo le cadute. Questo è un bel messaggio anche per i giovani, insomma. Ma assolutamente, perché di cadute ce ne saranno tante, ne arriveranno altrettante tante, ma è la forza di volontà, no? Il saper resettare, rimettersi in piedi, l'essere resilienti. Io oggi lavoro nell'ambito della comunicazione, spesso e volentieri sono in convention dove si parla di leadership, di fare squadra, di fare team, e quindi cerco di portare tutti gli strumenti che sono stati miei nel mio percorso sportivo. Qual è il valore più importante che ti ha insegnato la pallavolo, insomma, nei tuoi 20 anni di carriera, che adesso usi magari anche nella tua nuova attività? Credo che il valore più importante che ho ereditato dallo sport sia quello di fare squadra, ma fare squadra davvero, non essere un gruppo. E per fare squadra io intendo avere un obiettivo comune, al di là poi dell'essere amiche, non essere amiche, essere colleghi stretti. È una realtà che può essere sia a livello sportivo ma anche a livello aziendale, no? Se abbiamo un progetto dobbiamo portarlo insieme, non esiste più il lavoro individuale, non esiste più la giocatrice che alza la palla e basta, arriva l'attaccante e c'è dietro il libero che passa la palla. Quindi questa è un po' una sintesi di come secondo me bisogna lavorare di team, e credo sia l'eredità più bella che la pallavolo mi abbia regalato. Tra i tuoi tanti successi ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente nel cuore, oppure un'immagine che ti viene in mente se pensi alla tua carriera? Le immagini più belle sono quando si rientra nello spogliatoio dopo straviglianti, sconfitte, vittorie, e ti abbracci e ti togli giù tutta la stanchezza, lo stress, e lo condividi sempre con la tua squadra. Parlando di pallavolo, tu sei stata una grande capitana della nazionale, come vedi la nazionale di oggi che, insomma, 7 successi consecutivi ai mondiali, tante giovani interessanti, qual è il tuo punto di vista? È una nazionale bella, è una nazionale giovane, è una nazionale che mette anima, passione, è una nazionalità, è una nazionale che parla, e io per parlare intendo che si esprime prendendo responsabilità, e questo non è semplice perché comunque sono anche molto giovane. Sono molto giovani, quindi è una nazionale che va tifata, va tutelata, e quando le vedo giocare vedo quegli occhi che mi piacciono, no? Che si divertono, che non mollano, giocano punto su punto, quindi questo è bello, è un bel esempio anche per tutti i giovani che fanno sport, perché un conto è fare sport davvero con la volontà di essere leggeri, ma anche di sapere che abbiamo un obiettivo, cerchiamo di portarlo avanti. Hai smesso da circa 11 anni più o meno dall'attività, insomma, agonistica. Ti manca la pallavolo oppure no? Guarda, paradossalmente io porto la pallavolo tutti i giorni, ovunque, anche oggi per esempio. Certo. Quello che mi manca è il gruppo, sono le mie compagne, anche quella che mi stava più antipatica, per dire, no? Sono loro, perché hanno fatto parte di un percorso della mia vita importante, e quindi ringrazio i social perché riesco attraverso i social a scoprire dove sono, come stanno, e comunque essere in contatto con loro. Perfetto, grazie mille.